Ciao amici di Dariato Games, buonasera. Affrontiamo un giocatore con il Napoli, anche se le maglie, seconda maglia del Napoli fake di eFootball non sembra il Napoli. E allora, titolari ci sono sempre gli stessi. In panchina ho fatto molti cambi. Palmer, via, dentro, subito. Però Messi lo mettiamo seconda punta. Poi c'è Marquinhos pure in ottima forma. C'è anche Saliba. E però. Ma io. Nah. Me la rischio così. Stoichkov secondo tempo. Pedri, viene voglia di metterlo dentro anche a Pedri. A posto di Palmer, a posto di secondo tempo. Secondo tempo. Partiamo così. Una punta che sta meglio, Haaland, via. È C, però l'ho riportato. Lui ha un 4-2-1-3, 3071, una sessantina di punti in meno, ma la squadra è molto interessante anche la sua. Forse solo il portiere, mi sembra, Vittor Baia. Va bene, dai, vediamo che succede. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa Zeitler. serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al Siamo. massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le No. nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. L'atmosfera è proprio quella delle grandi Grande serate. C'è ascolto. tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica e non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà darci. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Ah, La mette sul peccato. piano fisico e riconquista la palla. Hanno l'opportunità di andare in contropiede. Passa il pallone, però male. Lancio lungo del portiere. L'Italia recupera la palla e si prepara a No, male, reimpostare. male, male. Lampard. Palla filtrante per Messi. Al momento giusto, al posto giusto. Meno male che c'è Franchino. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Calcio d'angolo battuto corto. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Meno male sempre. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Va bene, ha fatto Il bene. pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari. Palla ad Haaland, sguscia via la difesa. Peccato, si era Prova a mosso inventare lo benissimo scatto sul Scholes. fondo. Vai, vai. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. E passa. Dal tiro. Incredibile. In avanti vuol far salire i compagni. Costruiscono la manovra con sicurezza. Compagni un po' indispettiti da quest'errore, doveva fare meglio. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Risposta fantastica di Seaman. No, Segna lui. ma guarda tu che gol che siamo andati a prendere. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Che reazione! Ha letto la situazione e anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. Ha Si spezza l'equilibrio dell'incontro. segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Intervento irregolare, anche Espulsione, piuttosto pericoloso, ovviamente. devo dire. L'arbitro si avvicina a Ah, grandi beh. passi, mano in tasca a cercare il cartellino. È rosso diretto. La doccia lo aspetta e sicuramente anche la ramanzina del mister. In questi casi è impossibile evitare il cartellino rosso, era un'azione pericolosa. Doveva temporeggiare.
In questi casi intervenire è sempre rischioso e l'arbitro non poteva fare diversamente. E c'è da stare attenti in 11 contro 10, eh? Abbiamo visto cose molto particolari. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. La palla in buone mani, vediamo quale sarà. Messi! E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. No. Brutta palla qui nella terra di nessuno. La gioca in avanti con un filtrante. Passaggio sulla destra. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Holland. Palla filtrante per Messi. Cerca il tiro. Oh. Che partita pazzesca. Di nuovo pari nel giro di pochi minuti. Questo vuol dire essere concentrati e convinti dei propri mezzi. Il gol subito non ha minimamente scalpito la loro fiducia e sono andati immediatamente a pareggiare. Azione rapida e letale. La transizione offensiva. Holland! E c'è il gol d'Italia. Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori. Bravi! Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Cade fuori gioco. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Non c'è dubbio sì, su chi abbia in pugno la partita adesso. La domanda è quanti ne segneranno ancora. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Drogba si fa strada. Può colpire. Vedi. Il gol. Tutto da rifare. Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Che gol, Fabio. È rimasto Maradona. Meno male sì, Reazione di puro istinto del portiere. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. C'è il colpo di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Si libera e va. Irwin ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Ci prova con un pallone profondo. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Drogba. Drogba ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Palla buttata via, peccato. Potrebbe essere fuori gioco. Sì, si alza la bandierina. Doppio fuori gioco. Palla ad Holland. Nello spazio per scuola. No. Apertura ben calibrata. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Deve solo tirare. E dai. L'angolo per l'Italia. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Salins. Ottimo salvataggio! Una parata pazzesca del portiere. Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. E il loro secondo corner del match. Due per gli avversari. Cross di Guardiola. Impatta di testa. Il pallone spinge! E che ci è voluto di tutto e di più. 49-50, vabbè. L'arbitro fischia alla fine del primo.
primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. L'euforia sembra riempire l'aria, Fabio. I tifosi avrebbero voluto che il primo tempo non finisse mai. Già sapete. Non so se la gara continuerà su questi binari nella seconda parte. C'è anche un vantaggio da difendere. 5 gol nella prima frazione, un grande primo tempo, 3-2, emozioni a non finire. Speriamo che dopo l'intervallo la partita riprenda sugli stessi binari. Sostituzione per l'Italia. Numero 21. Numero 23. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Lasciano il campo per il numero 17. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. La palla viene rigiocata verso l'interno. C'è un'opportunità. Si infila nel corridoio centrale. Messi. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Cerca aiuto nella zona laterale. Errore qui, pallone sprecato. Ecco Maradona. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. La mette in avanti. Lancia il compagno in profondità. Che giocata in dribbling. E si oppone Vitor Baia. Ma che Vitor Baia. Se è il palo, incredibile. Cerca passaggio, ma non trova la precisione. Ecco un'opportunità per Maradona. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Drogba. Possono far male in ripartenza adesso. No, ma no. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Bastava un tocco leggermente più accurato. L'idea però non era niente male. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Fa avanzare l'azione sulla fascia. De Nilsson non si tira indietro e conquista il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. La spinge in avanti. Brutta giocata qui sul lungo. Prova con una palla filtrante. Pedri. Non è rigore. Va bene. Poteva finire in modo davvero è cascata diverso, da solo bella. Pedri. Ha approfittato di un momento allora di dategli simulazione a Pedri. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Ottimo senso della posizione. Pericolo sventato. Pallargo sull'out di destra. Ecco Stoichkov. Palla a cercare la profondità. Lampard. Mi sa che tra poco vedremo qualche altro cambio. C'è movimento in panchina. Non si fa sorprendere da quella palla. Tocco morbido. Rice si lancia sulla fascia sinistra. Cerca il movimento dei suoi in profondità. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Si sbarazza dell'avversario, palla che filtra per Drogba. Vince il duello e la fa sua. Drogba, palla in fondo alla rete. Che bello seguire una partita incredibile. Così, un colpo di scena dopo l'altro. Incredibile. E figurarsi se sbagliava un gol del genere, facile facile. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. 3 gol, è una giornata memorabile per lui. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Sostituzione per l'Italia, numero 18. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Hanno ritrovato la parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Una bella giocata nello spazio.
cerca di servire il compagno in avanti. Interviene distinto e recupera palla. La spazza lontano per evitare pericoli. Allarga il gioco a destra. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. No, perché? Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria. Vince! E si oppone Vitor Baia. Cerca l'uomo là davanti. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Mbappé accelera per smarcarsi. Riceve il pass, chance per tirare. Bel rete. Non ho parole, ragazzi. Vabbè. Incredibile, avanti. 10 contro 11, rete, l'ho detto. Pregevole. Manco avesse disegnato la traiettoria a mano. Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Hanno alzato il ritmo e sono in un'ottima fase della partita. Stanno facendo pressione sugli avversari e i risultati si vedono. Viene servito bene, è solo. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ci sarà un minuto di recupero. Lampard prova a superare la difesa con un filtrante. Può andare. Da lì può... Attenzione al tiro. Il sacco alle spalle del portiere. Complimenti all'avversario, non posso fare altro. Ancora maggiore sicurezza. Che devo dirvi? Si è aggiustato bene il pallone. Che devo dirvi dopo una partita del genere? Ditemelo voi. 4 gol di Drogba. Dimostra quanto nel calcio tutto possa cambiare in pochi istanti. La partita si era messa bene per loro, invece ora si trovano a rimuginare su una sconfitta. Incredibile. Concludere l'analisi. Partita incredibile. Partita è sembrata, Luca. Partita incredibile. 10 contro 11, quasi conviene. Vabbè, 30 punti in meno. Bene, dopo 3 vittorie, un 3-5 che si fa fatica davvero a commentare, ma questo è questo gioco, è nel bene e nel male. Complimenti all'avversario, lo ripeto. Ma allora, ho difficoltà in questo momento a dire qualsiasi cosa, ragazzi, scusate, ma... Teniamo il back dentro, va, che è meglio. Partiamo così, sì, va bene. 3118. 4-4-2, vabbè, è lì davanti. Bella squadra, mi piace molto. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono aggrimite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che David Villa! Un gol pazzesco, pazzesco! Ed è subito spettacolo!
Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Questo gol, Fabio, è la degna conclusione di un assist geniale. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Costruiscono la manovra con sicurezza. Rubare palloni così non è mai un caso. Tenta il tiro. Conclusione potente, ma che non impensierisce il portiere. Beh, mi ha messo in mostra tutta la sua tecnica. Peccato solo per l'esito finale. Una bella giocata nello spazio. Provano a orchestrare il contropiede. Ecco Fernando Torres. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Scholes. Casemiro. Ecco David Villa. Ha spazio per tutto. Miracolo di Khan. Gascoigne. Passaggio filtrante per Fernando Torres. Il Manchester United dal calcio di punizione. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Opta per il lancio lungo. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. L'Italia è già referto e ora ha una solida base di partenza in questa gara. Sono stati bravissimi a prendere subito il controllo del match. Adesso dovranno essere attenti a interpretare la gara con giudizio, perché manca ancora tanto tempo alla fine, Fabio. Tenta la risposta fantastica di Sima. E questo è il genere di parate che ci si aspetta da lui. Qui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Cerca il tiro, il salto alle spalle del portiere. E il Manchester United ha pareggiato. La difesa era distante, ha potuto insaccare con tutta la calma del mondo. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna... Torres! Ha colpito molto bene il pallone qui. Prova a superare la difesa con un filtrante. Fa viaggiare il pallone in verticale. Scholes. Cerca la traccia in profondità. Colpisce il pallone! E c'è il gol del Manchester United. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. E passano in vantaggio. In questo momento sono implacabili. L'allenatore continua a incoraggiarli perché sa che bisogna sfruttare al meglio l'inerzia a proprio favore. Stanno giocando bene e sono anche divertenti da vedere. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Prova con la palla lunga. Ci prova con un pallone profondo. Torre! Splendida reazione del portiere! Non si passa, ottima parata! Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Diciamo che non è stata esattamente una buona idea. Costa curta. Tiro. Risposta fantastica di Seaman. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non ha sbagliato ma nulla. Dai. Cerca la porta. Risposta fantastica di Seaman. Scholes.
pallone lungo in verticale, prova a darla profonda nello spazio, passaggio filtrante per Fernando Torres, pronto al tiro, hanno trovato il gol, sono passati pochi minuti per riprenderli, pareggio immediato. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari, forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Parità ancora, questa squadra non muore mai. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione, stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Fernando Torres ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Tornano subito sulla palla. Messi. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Brutta palla qui nella terra di nessuno. È mancato quel pizzico di fortuna finale. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Gioca con un pallone lungo. Scholes. Ci saranno 3 minuti di recupero. Torres rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Tocco morbido. Il Manchester United al calcio di punizione. Che calcio di punizione è questo? Ho preso la palla. Lascia stare. Ecco Fernando Torres. Viglia. Passaggio filtrante per Fernando Torres. Palla buttata via, peccato. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo e tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. L'Italia ci ha mostrato una prima parte di gara eccelsa sotto il punto di vista offensivo, al pari dell'attacco avversario per la verità. Bella partita, abbiamo già assistito a 4 gol alla fine del primo tempo. C'è parità, ma c'è anche grande divertimento. Ricordiamo a tutti i tifosi che sul maxi schermo è possibile vedere la piantina dello stadio. Sostituzione per l'Italia. Numero 14, Fernando Torres. Ecco il primo pallone 19, del secondo tempo. Via. Numero 7. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Lasciano il campo per il numero 17. Passa il pallone, però il male. Numero 21. Il numero pallone interessante, in verticale. Il numero 5. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Stoichkov. E c'è il Manchester United. Mancia. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. L'ha messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla. Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da maestro. Conducono con una rete in più degli avversari. Vede lo scatto e cerca la profondità. Tentativo di allungare il gioco. Il Manchester United dal calcio di punizione. Grande istinto del portiere. Sembrano esserci i cambi nella formazione. Quella che si appresta a tornare sul terreno di gioco sarà una squadra diversa. Se non altro un cambio nella sosta dà più tempo all'allenatore di impartire alla squadra le nuove disposizioni. Holland sbaglia il passaggio mal calibrato.
Roberto Carlos. Il tempo scorre, sono ancora in svantaggio, vediamo come va a finire. Decide di sfruttare la fascia, crossa una palla interessante. Palmer. Il cronometro segna un'ora di gioco. Hanno ancora sostituzione a disposizione. Vediamo se il mister vuole cambiare qualcosa. Palla a cercare la profondità. La mette in avanti. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Fa avanzare l'azione con il lancio. Ma lungo. Perché un tiro lancio così? Errore qui, pallone sprecato. Ecco Fernando Torres. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Libera tempestivamente. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Alza la palla in profondità verso un compagno. Che botta! Non perdono tempo a recuperare il pallone. Palmer. Guardiola. La gioca in avanti con un filtrante. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Mamma mia che regalo! No! È vero che stanno sbagliando tanto, Fabio, ma l'approccio è quello giusto. Stanno cercando il gol con caparbietà e applicazione. Sono dentro la partita. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Ottimo disimpegno, la spazza via. Sceglie il pallone morbido. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Gascoigne. Si ferma qui la manovra. Kimmich allunga il piede verso il pallone. Cambio di giocatori. Cerca spazi in avanti. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. La calcia con forza ed evita azzardi. Palla buttata via, peccato. Prova a prolungare. Era al posto giusto, un bel anticipo. Sceglie di andare per vie verticali. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. La recupera con grande senso della posizione. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Fallo, nessun dubbio. Che fastidio, ogni volta si ferma l'azione, che fastidio ragazzi. Che serata da incubo.
Attenzione, un cambio. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Aveva dato tutto. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. E poteva sfruttare. Ci prova. Risposta fantastica di Sima. Un riflesso fulmineo, gran parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Il portiere ci mette del suo per evitare il gol. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Che serata da incubo. Occhio al tiro. C'è il retropassaggio. Pensa al tiro e ci prova. La palla era all'angolino, ma il portiere ci è arrivato. Una serata da incubo. Una serata da incubo. Una lezione non so cosa dire. Questa. Avevano cominciato la grande la partita, sembravano in pieno controllo e poi però l'hanno buttata via. Ale, stavamo a un passo dalla divisione 2, adesso dobbiamo rifare altri 107 punti. Va bene. No, non va bene però. Bah. Giochiamo questa terza partita, ma speriamo di... Ecco, impossibile. È già due volte. Anche all'inizio, prima che iniziassi a registrare, queste cose non è che mettono molta fiducia, diciamo, nella qualità della connessione di oggi. Ma andiamo oltre, non ci pensiamo, giochiamo e basta. Andiamo. Yeah. 76.000, ma oggi è terreno di conquista la mia squadra. Speriamo di no, speriamo di sbagliarmi, che adesso inizi a cambiare verso. E a questo punto giochiamocelo nel primo tempo, non mi ha portato a niente e facciamo così. No, a Scholz non ci rinuncio, anche in queste due orrende partite è stato il migliore. Oh, quasi tutta Inter. Parte Maradona, Vinicius, Courtois, Marquinhos, vabbè, quasi.
appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Vi diamo il benvenuto da uno degli stadi più belli d'Italia e forse del mondo, il Giuseppe Meazza di Milano. A fare gli onori di casa oggi c'è l'Inter e il pubblico di San Siro. È tutto nerazzurro. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Internazionale e Italia. Arnold è stato fermato. Credo però di mettere d'accordo tutti se lo definisco il prototipo del terzino moderno. Ma possibile, non c'è mai nessuno della mia squadra a poter respingere il tiro del portiere. Gli altri ce l'hanno sempre. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Niente di fatto, azione interrotta. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Sceglie di andare per vie verticali. Lo supera Stoichkov. Ecco David Villa. E c'è il gol dell'Italia. Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento, ma eseguirli alla perfezione in partita, innanzitutto non è facile e deve essere molto gratificante. Lautaro Martinez non è riuscito a trovare il gol. Hanno sviluppato bene la manovra sulla corsia esterna, ma sono arrivati al cross dal fondo troppo facilmente. Valverde. Intervento fondamentale. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. E così siamo evidentemente sull'1-0. Dembélé. Barella. Non si fa sorprendere da quella palla. Barella allarga il gioco a destra. Sulla fascia è libero. Palla dentro di Alexander Arnold. Qui può partire il contropiede. Stoichkov con un'opportunità. Vince il duello e la fa sua. Palla che torna nella zona del portiere. Arnold. Palla a Dembélé. Valverde. Prova a fare tutto da solo. Lautaro Martinez. Ecco l'opportunità per Maradona. Se la sono cavata per un soffio. Valverde. Vinicius Junior prova con una palla filtrante, riceve palla da dietro, prova a giocarla in profondità. Bastoni. Di Marco vede un varco e si infila in dribbling. Recupera palla dopo qualche sportellata. Spazza il pallone senza fronzoli. Bastoni. Palla all'Altaro, ma cerca il tiro. Ha segnato. Cioè, non è incredibile. No, niente, non vinco un contrasto. Niente. All'angolino, inutile l'intervento del portiere. Parte bene e poi la squadra. Potrebbe essere un altro finale per questa conclusione da maestro. Incredibile. Vabbè. Non surrender. Dunque. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Cerca il movimento verso in profondità. Ha una chiara occasione. Lautaro! Risposta fantastica di Sima. Bella giocata.
cross di Maradona, sale in cielo e va di testa. Bel tiro. Cioè, niente, è come se in buona posizione poteva fare sicuramente meglio. Dal ventesimo di gioco la squadra si sgonfia proprio di tutti i parametri. Vabbè. Vinicio Junior, Lautaro Martinez. Ecco Maradona, gran prova di forza, palla recuperata. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Si libera e va. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Dembélé, una bella giocata nello spazio. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Prova a darla profonda nello spazio. La mette in profondità per il compagno. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. I giocatori invisibili. Maradona riconquista la sfera senza tanti complimenti. Ecco David Villa. Villa si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Lo sposta di peso e gliela porta via. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Vabbè. Primo tempo schema del cavolo. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Attenzione, un cambio. Fischio dell'arbitro. Si parte con il secondo tempo. Vinicius Junior. Occhio al tiro. Un gol strepitoso. La partita è ancora squadra inchiodata. Con questo gol. Inchiodata, una squadra inchiodata. Di nuovo un padrone e il merito è soprattutto suo. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Sono in vantaggio di un gol. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Scodella il cross. Errore qui, pallone sprecato. Sono salvati e le io sono sempre più senza parole di fronte a quello che ho visto. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Niente, fanno tutto ciò che vogliono. Cross di Maradona. Alexander Arnold. Palla a cercare la profondità. Barella! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. La recupera con grande senso della posizione. Dembélé. Ancora sotto, hanno bisogno di cuore e forse di un colpo di fortuna per aggiustare la situazione. Ecco l'opportunità per Maradona. Prova il cross tagliato. Cross deviato dal difensore, corner. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Non è troppo lontano, cerca il tiro. Di Marco. Si fa strada con forza. Ma guarda tu, guarda. E prova il cross a tagliare. Niente da fare, ha perso una buona occasione. L'affluenza di quest'oggi è di 81.007 spettatori. L'estremo difensore la caccia lunga. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Va via in profondità. Palla a Scholes. Neymar colpisce il pallone. Il pallone è dentro. E l'Italia ha segnato il gol del pareggio. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Che voglia di segnare.
non si è lasciato intimidire dalla pressione avversaria e ha trovato uno spazio disperato per calciare rete. Nuovamente in parità, non mollano mai. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Soltanto rimessa laterale qui. Che serata difficile, ragazzi, molto difficile. Poi lunghissima, tra l'altro, certe volte a tre quarti abbiamo già finito tre partite, qui a 51 siamo ancora. Viene sostituito con il numero 99. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Valverde. E forse questo è il momento di cambiare qualcosa, che ne dici, Luca? Scholes. Holland. Marquinhos. Va alla ricerca di un compagno davanti. Possono far male in ripartenza, adesso. Prova a imbeccare lo scatto sul movimento fondo. Brillante alle spalle della difesa. Holland. Costruiscono la manovra con sicurezza. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Ultimo assedio in cerca del gol della vittoria. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Alexander Arnold. Cerca una soluzione con la palla lunga. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente Neymar. Può provare. E c'è il gol dell'Italia! E adesso possono tornare a controllare il match. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico! Che gol, Fabio! È rimasto lucido anche non dopo finita, gli sforzi ovviamente profusi per liberarsi dagli avversari. E sono due! Oggi non si ferma più. Adesso conducono. Anche se solo con un gol di scarto. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Valverde. Palla in posizione interessante. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per un attimo. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Ci prova con un pallone profondo. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Valverde. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Palla di nuovo sotto il loro controllo. L'appoggio sulla fascia. Passaggio profondo per Dembélé. Ha preferito andare sul sicuro. Attenzione, può andare in porta. Irwin. No, vabbè. Si chiude dunque la sfida con il Un po' meno da incubo. Hanno dimostrato di avere uno spirito vincente e hanno portato a termine. Ma per carità, vabbè, lasciamo perdere. Guarda, serata da dimenticare, leggermente migliorata da questa vittoria, poi neanche una gran vittoria.
Però siamo almeno, ci siamo rifatti un attimo. La prima partita davvero allucinante, la seconda un po' più... Che dire? È andata così, ragazzi. Buonasera.